mondo, benvenuti nell'angolo del retro gaming, la serie degli Amendolas Brothers che vi porterà avanti e indietro nel tempo giocando i videogame che hanno fatto la storia di quest'arte. Le regole sono solo due: se il video di questa puntata arriverà almeno a 100 visualizzazioni, la settimana prossima continueremo con questo gioco, altrimenti inizieremo un altro gioco altrettanto bello e altrettanto retro. Dal vostro Ape, buona visione e soprattutto ciao a io! Hey guys! Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Noi siamo gli Amendola Brothers. Appunto. E siamo qui di nuovo per una nuova puntata dell'angolo del retro gaming. Eh sì, finalmente di nuovo qui con questa serie, come sempre, che giochiamo i giochi del passato, di qualsiasi console. E li giochiamo con il joystick che non potete vedere della PlayStation 4 perché l'ho dato a mio cugino. Quindi Non più curto, lo devi trovare. Vabbè, tanto devi giocare da lì vicino. Quindi stavo dicendo, mi ho fatto dimenticare i giochi del passato. Esatto, giochiamo i giochi del passato. Giochi del passato, e questa volta è stato riconfermato. Che ne sai? Andiamo a controllare. Intanto sono convinto che è stato riconfermato. Intanto messaggi subliminali sul canale degli Amendola Brothers. Gli iscritti sono 666. Date qua, messaggi subliminali. Oh mamma. Ora hai voglia di fare il prostituto, vero? Sì. Comunque andiamo a vedere. Dove sta? Non lo eccolo, trovo. Lì al cinema. Ah, eccolo. Amendola Brothers, l'angolo del retro gaming, Yu-Gi-Oh! Secondo episodio, 144 visualizzazioni. Obiettivo raggiunto! Ma siccome questo è il terzo episodio, ragazzi, andiamo a giocare con sempre con Yu-Gi-Oh! Per questo terzo episodio. Però questa volta l'episodio deve raggiungere 200 visualizzazioni entro una settimana. Se raggiunge 200 visualizzazioni ci sarà anche il quarto episodio. Christopher, secondo te le raggiunge? Facciamo partire subito il gioco. Eccolo qua. Non hai un'opinione. Già ci sta Iono. Ehi Satan, mi hai stracciato. Mi hai graffiato. Bravo. A proposito di 666, Satan. Altro messaggio, Giovanni. Questi scoprono che ci dicono che siamo dei massi giganti. Dei massoni. Dei massoni. Sei proprio bravo. Non è vero. Siamo dei mormi giganti. Eccoci qua, quindi, con Iono e il suo ciuffolo. Siamo qui, Giovanni. C'è un altro messaggio subliminale. Ah, non c'è più. Prima è stato scritto Satan. Vabbè, non fa niente. Eccolo, è tornato. Ma guarda. Eccolo là, Seto Kaiba. Ma guarda, va in giro con gli ammiratori. Fammi un favore, dagli una ripassata. Fallo, Satana. Sei tu? Ma qua la gente si prende una chissà. Ma poi è ambientato nell'antico Egitto il gioco. Ma fa vedere pure nel presente. Sì, più avanti sì. Non so quanto tu sia bravo, spero che tu sia almeno divertente. Voglio che tu sappia che non disdegno una bella partita. Non mi deludere. Ah, mo continuo. E mo se ci caccia il drago bianco, chi più, buonanotte. No, Cristofer. Mi fa un chionzo. Come diceva il nostro amico Vittorio, ci fa un chionzo. Ok. Prendiamo la freccetta. Come quindi sempre. Si parte da 8000 life point, come sempre. È come minimo. Allora, ecco qua le nostre carte schifo. C'è le nostre belle carte. Allora. Un occhio con il ragno. Ugacci, Cristofer. Un insetto, un demone, una roccia. Una la roccia con la fata. No, non è una fata. È una donna, però. È una donna, quindi dici che va bene. Sì. No, il demone hai messo. Ah, scusato. Vediamo se va bene. Ma perdevamo la carta. Sì, va bene. E vai, contrattaccami questo. Me lo caccio solo il drago bianco occhi blu. E mo te lo caccio, guarda. Ma che mi caccio? No, l'ha andata a scegliere dal centro, Salvatore. Ma che non è né niente. Vedi, in difesa. Si è cagato meno sotto. Male. Abbiamo fuoco e bestia. Se hai una bestia puoi fare fuoco e bestia. Tu sei una bestia, Gio? No, non sono una bestia. Un rettilo? Un rettilo non va niente. Lucertola bavosa. Cancelliamo un po' di gente qua. Niente di niente. Ma questo ce l'accide. Vediamo un po' quando sei in difesa. Oh, però guerriero castoro. Ecco. E inizia a cacciare le carte forticine. Che stai dicendo?
No, niente, stavo pensando al gioco normale, perché quello è un gioco normale, mi sembra che c'ha l'effetto. No, non c'ha un effetto, non c'ha proprio un cacchio. No, ma una carta dopo c'aveva un effetto che si rigenerava e lo usavo. Allora, sì. Uno zombie, demone e fuoco. Zombie e fuoco. Regalo della fata che fa? Aumenta qualcuno, però non sono sicuro. Cioè, non so a chi, aumenta. Vedi che ti butti la carta. Ah no, non ti butti la carta, la puoi usare sulla fata se l'aumenta. Perché fata, scusa, no, sulla ragazza. Quando ne sei sicuro che questa è? No, ma non la butta la carta, non ti butta il mostro, ti butta solo la carta magia. Tu dici, vediamo. Aumenta, grande, 2006. Ti faremo un culo a strisce. E aumenta pure, mo. 3100, se era il drago bianco occhi blu. Fallo venire il drago bianco occhi blu. Digli che venga! Digli che venga! Ci stiamo proprio emozionando con questa grande sfida. Addio, ho perso. L'abbiamo troppo provocato. No, meno male. Meno male che questo è scemo. Un altro zombie. Intanto togliamoci questi insetti della. No, l'insetto serve, sono questi demoni della marula che non serve. Mettiamo uno zumba. Zumba fitness. Però uno di 400, non è che. Vabbè. Attacchi con quello di 900, ti è andata bene. Mi è andata benissimo, Johnny, perché poi gli tolgo 2600 life point. E la prossima partita, il prossimo turno molto probably ha perso. Molto probably. A me che non ti cacci il drago bianco occhi blu. Già dai, stavi mi caccia il pisello, mica. Mamma mia. Ma la domanda. Lo dico io che hanno la mente porno questi qua. Oh, la domanda. Cioè lo stesso mostro di prima ha cacciato. Gli era piaciuto come era andato. Oh, ma la domanda. Sopra i life points c'è quel numero, a che serve? Sopra i life points sono il numero delle carte che ti rimangono. Ho fatto un'altra fusione, intanto ho fatto sta specie di scheletro di 1200 che fa vergognare pure le galline. Però almeno puoi ammazzare il mostro. Io l'ho ammazzato questo di 900 il mostro. Bam, 400 life point. 1200, ma quanti life point? È morto. Quanti life point di debito c'ha adesso, Gio? Adesso c'ha 1000 life point di debito, quindi te li darà a rare, incomode rate settimanali. Aia. Vediamo che carta ci damoci del drago bianco occhi blu, guarda. Questa marrone, un scavo becco. Scavo becco. E chi cacchia? Scavo con becco. Non ne ho idea. Scavo con becco. Uno che scava con che cos'è quella gocciolina? Che cos'è quella gocciolina? Seto! Io non ci credo, ho perso. Tu metti un guerriero che sto. Ma un momento, tu sei. Ora capisco. Basta così, per oggi è tutto. Alla prossima puntata. Ho la sensazione che le nostre strade si rincroceranno. Tu sei chi sei? Ma per ora addio. È un frate. Satan. Il frate di Satan. Ce l'hai fatta, Satana. Hai visto la faccia che ha fatto? Sei stato grande. Satan, sei troppo bravo. Eccola lì con gli occhi dolci. Tutti i messaggi subliminali. Cioè, per ora addio, Satan. Addio, Satan. Ride, Giovanna. Ma se non va a ridere, perché devo ridere? Satan, bene, e adesso? E adesso? Hai ancora un po' di tempo? Giochi? Con chi? Tutte e due? Due contro. Bene, perché non ci facciamo una partita veloce? Duello, vai. Un'altra volta con Iono. Mo gli faccio un Iono così. Una meba. Ma mo è la seconda volta che gli vai contro, quindi è quella la seconda volta più forte, no? No. Quella è più avanti. Beh, forse dovevamo saltarlo questo me. La carta che ti toglie tutti i mostri. Ryukishin. Che la carta toglie tutti i mostri. La roccia. No, la roccia con il fuoco fa qualcosa. Roccia e fuoco. Va pigliata e va massata. No, scusate, era Falesso, c'era impressione dell'essere. Ma tu sei stata di me. Mamma mia, aiutatelo. L'estonata di me, aiutatelo, ragazzi. Allora, vediamo. Abbiamo una pianta. Con il ragno. Con lo zombo. No, perché lo zombo? Ah, secondo zombo. Mille. È potente. Che cacchio. È potente. È più forte che su cagaccio, mi si diretta a me. Beh, lui pure c'è la pianta oscura. Non è che è così tanto forte. Già 1100 life points. Vediamo chi mette, sto sciamaccio. No, quello mi sa che si è scarso proprio. Le ghoul. Le ghoul. Sembra il nome di un giocatore tipo africano. Ed ecco le ghoul sulla faccia destra con il pallone. Passa per Kajinieng. Questo è invece della Svezia.
il rosso. Subito per Jingumo, che da Ryukishin con la Ryukishin. Ryukishin. Ryukishin, okay, con il coso blu. Abbiamo fatto pure la versione dei mondiali. Guardiamo, no. Il coso rosa con Insetto il... comunque dire. Mettiamo con la fine questa che abbiamo un altro di mille in campo. Tanto non si fusionerà niente. Visto, abbiamo buttato tutto. Tutto nella cacca, nel caccone. Aumenta pure. 1500. Un'anfora. L'anfora dell'avidità. E io mi gioco? L'anfora dell'avidità. E io mi gioco? Basta. Non la giochi più. Andiamo. 1500. Charles, cavaliere del fuoco. No, Charles non era il re, cioè il principe dell'Inghilterra. Il principe Charles. Un figlio era regine, c'era da. Boh, Charles si chiama. Charles Barkley. Decidete. La bestia con il fuoco fa quello di 2100. È il fuoco, io dove lo prendo? In campo. Sicuro, fammi vedere. Vediamo. Non c'ho niente. Ah, sì, ce l'ho. 2100. Sì, sì. Tu sei sicuro? Al 1000 per 1000. E poi coppato, già si può dimagare e metti a pizzappa. Ok. 2100 punti il cerbero di fiamma. Dando questo di 1000 attacchiamo. Mi sa che ora abbiamo tolto di mezzo di nuovo Ione. No. Ok. No. Infatti sì, no. No, no, no. Rimane di 1800. Beh, 1000 ce l'avevi di debito della partita scorsa. No, ma ce l'aveva Seto Kaiba. Pure io, perché io non gli ho fatto un culo a Tarallo. A Tarallo? A Tarallo di Castellammare di Stabia. Quelli che vendono agli Yoshiki. Va bene. L'insetto con il pinguino. Ecco, infine il cane. Ma l'acqua, che può fare un mostro acqua con un insetto? Scusa. Dando, io metto quello di 1200, che non è una mala idea. 1200 è più forte degli altri due che hai. Oh, diminuisce, hai visto? Infatti ho usato questo. Infatti quando la scritta è grigia non succede niente. Quando è gialla aumenta e quando è rossa diminuisce. E quando è gay? Quando è gay è gay. Basta. No, quando è gay c'è la carta anche... C'ha 1600 di debito. Oh, quando è gay c'è la carta avversario gay... aumentare tutte e due uguale, rimane lo stesso. Ma vabbè. Turupuru. 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 500 se mi ricordo. E Turupuru. Cazzo. Cavolo, sei troppo bravo. Oppure non lo sono io. Vale con qualcuno, no, Shima HD, non ce la faccio più. Voglio vedere qualcuno di forte. E chi vi? Al palazzo della Fara. Ok. Bene, era ora. Sbrigati subito nella tua stanza. Mamma, oi! Mamma! Spero proprio che per oggi tu abbia finito. Eh sì, ho scorreggiato abbastanza. A volte vedi, c'è pure troppo del naso, guarda. A volte mi domando se il principe fa così per farmi arrabbiare o mi vuole uccidere nel sonno con queste scorreggiate. Lord Simon Muran, il principe è scorreggiato di nuovo. Siamo nei guai. Il gran mago Yeshin e i suoi uomini, tutti morti. Capito. Hanno uno strano potere, il potere della loffa silente. Basta, mostro. Stanno occupando il palazzo. Cosa? L'hanno alloffato. Pensa si tratti di magia, mio signore. Temo non ci sia nulla che possiamo fare per fermarlo. Queste scorregge. Un po' di deodorante magari. Nella sala principale, mio signore. Già, che li dimmo un deodorante? Yeshin qua immediatamente. Cosa avrà in mente quel cane? Il cane che cosa ci potrà mai avere? Ma quanto lo capisco che cazzo fa? Ecco una mia scorreggia, cosa può Che piacere rivederti, Simon Muran. A scorreggia che ha avuto andare in muro. Osi ribellarti, sei pazzo. Pazzo io? No, pazzo tu, non penso, ne reclamo altro che il mio trono. Ci ho scorreggiato sopra troppe volte. Il tuo trono? Sì, il mio trono, giacché ora io ho il potere! Se non ti sembra, come si chiama? Jafar? No, non può essere. Leggo nei tuoi occhi che hai capito, del resto abbiamo radici comuni, i nostri antenati stregoni, i grandi scorreggioni. Il potere della scorreggia. E basta, ma no, magic grippa. Proprio così ho scoperto il tesoro proibito, la loffa magica. Mo deve andare contro di lui, mi sembra. Ecco, assaggia il potere della mia scorreggia. Pure tremato. Principe Satan ha scorreggiato ancora. Il gran mago Yishin ha occupato il palazzo. E mo c'è tutto pazzo. Questo posto è troppo pericoloso, dobbiamo andare subito. Quanto è buono che sta? Questo posto è troppo pericoloso, dobbiamo andarcene subito.
Perché le scorregge stanno riempiendo la stanza. Ancora con queste scorregge, mamma mia. No! Che cacchio è? Sei Dio Kaibi? Sei... Principe Satan, speravi di sfuggirmi. Ci incontriamo di nuovo. Molto bene, miei uomini. Portate via questa serva, perché non serve a niente. Desidero parlare con il principe. Salve, sono il principe. Ai tuoi ordini. Principe Satan, chi te vivo? Taci e vieni con noi. Perché sfuggi, Satan? Yeshin è già preso in ostaggio il re e la regina, mamma, tapata, tazzita, tesoro e tutta la tua famiglia. La fuga spingerebbe Yeshin a togliere loro la vita. E questo che vuoi? Beh, ti dirò quello che voglio io. Qualcosa che solo una persona di sangue reale può sapere. Dove si trova l'oggetto del millennio, il Millennium Bug? Dimmi, dove si trova? E lo risparmierò. Il re è pure la regina, con tutta la regimessa. È compreso nel prezzo, hai fatto uno sconto. Tu sai dove si trova? Avanti, dimmelo. Rifiuto? Tu sei un rifiuto. Non prendermi per stupido, tu sai dove si trova? Mio principe. Sembra il genio delle tartarughe. Simon Mulan. Caro principe, ecco l'oggetto del millennio. Prendilo, prendilo e scappa. Satan ha preso il puzzle del millennio. Devi impedire che questo tesoro cada nelle mani di questi banditi. Il tesoro è la chiave. Toglierà il sigillo al grande potere. Se cadesse nelle mani malvagie sarebbe la fine. Muah! Bene, bene, non avrei potuto scegliere un momento migliore. Dammi subito la chiave, potrei forse aiutarvi a scappare dagli Yeshin. Non dare retta a quel cagnolino. Ok, stavo per leggere, per dire una parolaccia. No. Se solo scondinzolare è a ogni ordine di Yeshin. Non ci si può fidare di lui. Lascialo a me, mio principe, tu devi scappare. Fuori dai piedi, vecchio. Vecchio a me, ma tu sei vissuto con tutti questi corpacci, ma tu vuoi che ti manchi, ma ti spaccavacci, c'è troppo, ma non ti sono ma da poco, non avanzo, non faccio capire di più. Ma era italiano? No, non credo, forse era giapponese. Vai, mio principe. Forse era aramaico. Ma posso fare una domanda? No. Quale domanda? Perché? No, sì, fe. Non ti muovere, sei mio. Che succede? Ho detto non ti muore. Ehia. Credo che li hai trovati. Perché certo. Yu-Gi-Oh se devono tipo fare i combattimenti si mettono a pazzia Yu-Gi-Oh? Allora andiamo avanti. Il gioco. Però c'ha ragione. Ti immagini come hai messo le mani sul sedere della mia ragazza. Facciamoci una partita a carte. Facciamogli adesso una partita a carte. Come ti sei permesso di tradirmi con la mia ragazza? Prendi le carte in questo momento! Ok, basta con sta storia, mi sono scocciato. Ora dobbiamo combattere contro gli Yeshin, quello è sicuro. Duello. Tutta fatica sprecata, ragazzo. Ti manca il potere per sconfiggermi. E adesso lo sconfiggeremo sicuramente, ragazzi, perché questo c'ha delle carte scarsissime. Vero, Fabio? Caro Fabio d'Aquino, tu che stai guardando? Tu che sai tutto su questo gioco. Già c'è il campo viola, infatti c'è l'oscurità, quindi... Però mo facciamo delle carte potentone. No. Possiamo fare zombie e pescio. No. La roccia, abbiamo la roccia. Roccia. Lo sapevo che lo dici. Zombie e roccia. Boh. E che è su zombie e roccia? No, non è il zombie roccia. Buttiamo un po' di roba qua. La macchina con lo zombie viene qualcosa. C'è la macchina. E dove sta la macchina? Non lo so. Pensavo che ce l'avessi. Mettiamo pesce zombie e rettile che non servono un cacchio. Oh! Quelli si erano fusionati. E li abbiamo buttati nell'immondizia. Vabbè, era una gatta e pupù. Ma a me le accendo, era meglio di questa. Potete capire che mostri c'ha già da come ho reagito io. No, ma questa è scarsa. Ah, solo il teschio evocato con il drago nero più. Il teschio evocato. 3200. È scarsissimo. Mamma mia. Una bestia, un... No, quello là con la capra alla... God Simulator. Copione. God Simulator con... bestia guerriera. Non lo so. Beh, ma non mi viene più in mente niente. Ci abbiamo pure il ruolo. Tanto uno vale l'altro, hai perso. Perché con un mostro in 3200 non puoi controbattere.
Oh, si è fusionato. Ah, ah, abbiamo la tigre di 1300, caro teschio avvocato, e la mettiamo in difesa. E che vuoi fare? E mo metto un'altra carta scarsissima, sicuramente. Vabbè, c'è più cazzo di quella, sicuro. Drago bianco, occhi blu. Cioè, 3002 e 2005. Mamma. Quando ha fatto? 3004, regina del colmo. Ok. Pippo, Pippo. Il drago con... no, con il zombie, con lo zombie, no? Eh sì, fu drago zombie. Fu drago zombie di 1008. Poi col guerriero fa il drago teschio nero. Magari. Oh, olè. E se andiamo a mio anno 1006. E spera, il coso per aumenta. Ma la cosa forte è in difesa, è forte. Aumento contro questo. E arriva a 2100. Ah, Non fai lo stesso niente. Ma in difesa è fortissimo. Zero. E tu hai messo pure in difesa, sei proprio un genio. Perché se non ti togli life point te lo lasci. E che me ne botta a me? Tanto. Ah, il drago tuono bicefalo! Mi sa che devi morire per forza. Eh sì, siamo morto. Cioè ci ha messo due turni per toglierci di me. No, tre. Mamma mia. Perdi. Vincitore Yeshin. Ma Yeshin. E abbiamo perso, ragazzi, no, qui si doveva stupido perdere. Stupido bambino, hai forza. Sprecato il mio tempo. Se insisti nel voler tenere il puzzle del millennio, vuol dire che te lo strapperò dalle dita dopo che sarai morto. E vabbè. Fuori dai piedi, vecchio, altrimenti... Altrimenti che cosa? Altrimenti me ne vado. Mio principe, spacca il puzzle del millennio. Non devi dare... Se no, che puzzle è? Che puzzle, proprio. Fuori dai piedi, vecchio, tieni giù le mani. Giù le mani dagli occhi. Principe, il puzzle. Non dare al puzzle. Spacco il puzzle. Perché se facevo uno spacco il puzzle, game over. Sì? Sì. Me la ricordo, sta stupidata. E ora? Ma a perdere dovevamo perdere per forza il match. 2000 anni dopo. No, Satana. Grazie al cielo ti sei svegliato. Siamo dentro al puzzle del millennio. Per la precisione, ora la tua anima è rinchiusa all'interno del puzzle. Mi dispiace, mio principe. Non avevo altro modo per salvare te e il puzzle. Non potevo permettere che tu consegnassi il puzzle a un come Shin. Il potere oscuro di Shin cercava di liberare. Se avrebbe potuto... Sua distruzione. Un giorno, quando qualcuno ricomperà nuovamente il puzzle, tornerai a camminare tra gli uomini. Ma fino a quel giorno... Dormi, mio principe. Ninna nanna ninna. È quello che ricomporrà il puzzle, come sappiamo. Sarà Yugi muto. Muto? No, quello non è muto. Quando conviene il puzzle fa Yugi. Ora riposa, caro principe. Chiudi gli occhi. Ehi, Yugi. Hai visto? Svegliati, Yugi. Ehi, buongiorno. Ecco qua i veri personaggi. Joy, come si chiama questo? Joy. Ah, Joy. Ti sei addormentato? Amico. Davvero? Mi dispiace. Quella voce da gay che c'aveva Yugi. Vabbè, io direi di fermarci qua con Yon. Yon. Con Joy che appunto. Io no, però. Che fa? Devo chiamarlo Yono. Io no. Non hai capito. Oh, saluto! Ah, bene, sta divertendo! No! Che lo scorso gameplay abbiamo firmato con Yono, cioè... E noi ci fermiamo un'altra volta con Yono. No, con Joy! È Joy! Joy to the world, the king is come! Ok. Hanno 2000 anni di differenza, Yono e Joy! Appunto, the king is come! Ok, bene ragazzi, dopo tutte queste stupidate, come al solito ragazzi, questa volta, no come al solito, questa volta 200 visualizzazioni per avere il quarto episodio appunto di Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Se arriviamo pure al quinto, facciamo il quinto, dopo il quinto episodio diventa una serie fissa ragazzi, perché abbiamo scassato questo Shadush, quindi tranquillo. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto cliccate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus, Cavalier Plus, Malatush, Attore Annunziata, portatelo al mercato dei pesci e andate per. Nega, sta negli Amendola Brothers! Teniamo gli Amendola Brothers! Sono troppo bella!
Proprio pure così potete fare. Oh, quando Marco, vendete i pesci. Che vendi le fragole? Che vendi? Sono belle le fragole. Sono belli Giovanni e Savarone. Eppure vi sto ferrando poca. Poco. Ma perché è poco? È perché tu sei piccolino. Quando ma pesci, non mi schifo. Adesso ci saranno litigate in diretta. Ok. Bene, questo è se vi è piaciuto. Se poi non è piaciuto, cioè. Se non è piaciuto, Cristofè. Se non è piaciuto, no. Se non è piaciuto, perché può sempre capitare che il video non vi sia piaciuto. Un po', aspetta, un altro. Non vi sia piaciuto. Da parte di Yeshin, con tutti i suoi maghi attorno. Cacchio morire, giorno dopo. Al prossimo video e ciao a tutti!